Buonasera a tutti voi, buonasera, buon fine anno a tutti voi. Stiamo un po' preparando, amici, guardate. Non mangiamo molto, siamo a due di noi in insalata russa. Questi sono molto buoni, questo è molto buono, buonissimo. Poi amici, cotechino con le lenticchie, è buonissimo. Buonissimo, buonissimo. C'è il panettone, buonissimo. A mezzanotte, quello si apre a mezzanotte. Poi stiamo facendo spaghetti con le vongole. Amici, guardate, amici di Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, spaghetti con le vongole. Ecco a voi, siamo a due di noi e ce la facciamo, amici. Spaghetti. Ok. E poi amici, alla fine di tutto, alla fine vi faccio vedere anche questo. Struffoli, vedete? Questo sembra è dolce. Poi queste sono gassate molto molto buoni di Napoli, gassatine e spumante. Ok? Coca-Cola e via amici cari, un bacione a tutti voi e una buona serata a tutti, ok? E sperando che il 2022 sarà migliore del 2021, ma non ci credo molto, questa ormai è una parola detta e rifatta, però comunque auguriamoci il meglio, auguriamoci che questo anno 2022 ci porta più fortuna, benessere, salute, tanto per dire, perché comunque è pieno di Covid a destra e a sinistra, anche i vaccinati sono pieni di Covid, tra chi si è fatto due dosi, chi si è fatto una dose, chi si è fatto tre dosi, sono vaccinati, hanno il virus e questa sera non possono festeggiare. Quelle persone che hanno pieno di Covid. Vabbè, comunque, togliamo questo 2021 e togliamolo completamente di mezzo, sperando che il 2022, 2023 e 2024, questi tre anni, saranno molto migliori del 2020 e 2021. Ok? Sperando che ritorniamo come nel 2019, 2018. Ma la vedo nera, perché mo più anni passano, più andremo sempre di peggio, che il mondo ormai è finito. Rassegniamoci, è finito ormai. Manca solo che potrebbe scendere Dio. E un altro po' scenderà Dio. E lui è il governo di tutto. Il governo amministra. E può amministrare fino a quando vuole lui. Ma la guerra vera e propria e divina, che prima quello che crollerà il governo con il regno del cielo, Dio, perché Dio ci ha creati. E ricordatevi, state in mano a Dio, che poi la giustizia la farà Dio, ma molto, ma molto presto. Se con questo passo sarà molto presto, amici, ormai stiamo vivendo nella dittatura. Prima cosa dose, poi dicevano che la prima dose è tutto ok, il vaccino sì, invece dura 5 mesi l'effetto, dopo 5 mesi la fa la seconda dose, poi dopo la terza dose, poi la quarta dose, ma hanno detto fino a 6 dosi, ma io sono convinto, dopo 6 dosi saranno tante altre dosi, ce lo faranno fare a vita ogni 5 mesi, tutta la vita, rassegniamoci, come afferriamoci solo alle mani di Dio, che solo Lui potrà fare giustizia finale. Una bella bomba arriverà sul governo, però la manderà Dio. E quando arriva quella bomba di Dio sul governo, per loro è la fine. I buoni resteranno all'impiedi, i cattivi resteranno fuori di questo mondo. Bacioni e seduti. Ciao! Ciao amici!